Bentornato sul mio canale o benvenuto se questa è la prima volta che vedi un mio video. Io mi chiamo Federica e mi occupo di dating, di relazioni, dinamiche sentimentali e lavoro con gli uomini e con le donne attraverso consulenze individuali, programmi, corsi online, guide e altre risorse che trovi linkate in descrizione. Nel video di oggi voglio parlarti dell'interessantissimo tema dell'approccio. In particolare mi voglio soffermare sugli errori, alcuni degli errori che vengono commessi da tanti uomini quando si approcciano a una donna, a una ragazza, e che magari stai commettendo anche tu e non ti rendi conto che compromettono le tue interazioni. Molti dei miei clienti si chiedono e mi chiedono quanto conta dire una cosa al posto di un'altra o quanto conta l'atteggiamento, e diciamo che nell'approccio tutto ha un peso, tutto ha valore, e a volte è sottile il confine tra ciò che è apprezzato o accettabile e ciò che invece non solo non risulta attraente, ma è per tante donne un po' fastidioso. In questo video ti riporto alcuni feedback di tante mie clienti che mi hanno raccontato il tipo di approccio che hanno ricevuto da diversi uomini, e anche se potrebbe toccarti un poco sapere che magari certe cose che fino ad ora hai fatto in realtà non funzionano, è molto positivo poter ricevere un feedback e sapere che cosa piace alle donne e cosa non gli piace. Anche se ti parlerò principalmente di cose evitare, quindi gli errori da non fare, voglio anche dirti poi come comportarti in modo da aumentare le tue chance di successo con le donne. Sempre considerando che non possiamo piacere a tutti e dobbiamo abbracciare l'idea del rifiuto, perché questo è un passo fondamentale per buttarsi, mettersi in gioco nella propria vita sentimentale e recuperare sicurezza dopo aver vissuto delle delusioni. E se tu hai difficoltà proprio in questo lavoro, allora ti rimando alla mia guida interamente dedicata al rifiuto sentimentale, la trovi linkata in descrizione, e questa ti aiuterà a smettere di avere paura del rifiuto, superare eventuali rifiuti dolorosi che magari ancora ti sono rimasti dentro, e anche vedere come ridurre le chance di viverne ulteriori. Il primo errore da evitare è quello di approcciarsi a una donna e, anziché guardarla negli occhi, concentrarsi su altre parti del corpo. Questa è una cosa che può capitare a diversi uomini, e anche se alcuni possono pensare che magari non sia una cosa così negativa o che magari sia anche quasi un complimento per la donna, la guardo perché è bella, mi piace guardarla, è come se fosse un complimento al suo corpo, la realtà è che la maggioranza delle donne non riceve questo messaggio positivo. Anzi, le donne che apprezzano questo tipo di attenzione tendenzialmente sono donne magari un po' più superficiali, che concentrano tutto sul loro aspetto, sul loro fisico, perché pensano che sia magari la cosa più spendibile che hanno. Quindi c'è anche un po' una forma di insicurezza in tante di queste donne che godono nel ricevere queste attenzioni. Tuttavia, la maggior parte delle donne, soprattutto le donne che cercano qualcosa di più consistente, diciamo, nell'interazione con un uomo e non sono semplicemente alla ricerca di attenzioni facili, non apprezzano questo tipo di approccio. Potrebbe considerarti viscido, maleducato, potrebbe essere molto a disagio e pensare che tu sia il tipico uomo che vede la ragazza, la donna, solo per il suo corpo. Ci sono modi e modi di guardare una donna e anche di farle sapere che ti attrae, ti piace fisicamente. Questo non è un modo ideale, non è un modo elegante che ti permette di fare bella figura con le donne. Un altro scivolone da evitare è il fatto di cercare il contatto fisico molto rapidamente, dopo pochi secondi o pochi minuti da che ti sei approcciato, quindi dimostrare un'eccessiva confidenza fin da subito o senza che lei abbia dimostrato una certa apertura nei tuoi confronti. In un video precedente ho parlato del fatto che è certamente possibile e positivo arrivare al contatto fisico con una persona che ci piace, che ci attrae, per flirtare, per creare attrazione. Si può e si dovrebbe fare, tuttavia dovrebbe essere fatto nel modo giusto e al momento opportuno. Non puoi, con una donna che conosci da 30 secondi, toccarle la mano, le mani, spostarle i capelli, perché probabilmente le farai scattare il radar viscido o invadente. Una donna non vuole sentirsi costretta
E nell'approccio, nel corteggiamento è importante andare per step, andare in crescendo. Questo è anche il tono, il mood del mio programma, del mio corso Come parlare alle donne, che ti aiuta proprio a capire cosa fare, cosa vogliono le donne, cosa amano ricevere, in modo che poi si sentano sicure, a loro agio, si aprano e, come in questo caso, tu possa raggiungere quella vicinanza fisica. Ma è una cosa che va fatta per step, bisogna seguire certe mosse, certi gesti. Non puoi andare da 0 a 100 in un secondo con una donna, perché lei ha bisogno di sentirsi sicura prima di tutto e raggiungere questa confidenza con te. Come spiego poi nel programma, le donne vanno molto a sensazione, a percezione, tu devi fare delle cose per portarla ad aprirsi con te. Un altro errore da evitare molto comune è quello di parlare tanto e fare anche tante domande senza lasciarle il tempo di rispondere. Questo è un altro turn off per tante donne, qualcosa che spegne, non crea attrazione, il fatto che lui parli tanto, le faccia delle domande e non le lasci il tempo di rispondere, perché magari la interrompe, perché la incalza, perché prende qualcosa che dice e poi cambia argomento. È capitato anche a me di trovarmi in questa situazione, di parlare con alcune persone che sì, magari volevano far conversazione, mi facevano anche tante domande, ma dopo 10 parole dette mi interrompevano per concordare con me o cambiare argomento, farmi un'altra domanda. E anche se magari tu lo fai perché vuoi mostrarti interessato, vuoi parlare, vuoi far vedere che chiedi perché vuoi conoscere questa donna, questa ragazza alla quale ti stai relazionando, il messaggio che arriva è piuttosto fastidioso, perché una persona non riesce a esprimersi, ma la conversazione è anche talmente frenetica che le trasmetti proprio anche un senso di ansia. Non importa quanto tu voglia risultare brillante nella conversazione, farle vedere che sei curioso, farle vedere che ti interessa la sua vita, devi controllare il tuo stile comunicativo, altrimenti lei avrà delle sensazioni negative e perderà la voglia di parlare con te. Qui è importante mettere in pratica alcuni punti per far fluire la conversazione in modo autentico e non rimanere senza cose da dire, ma allo stesso tempo non stressare l'altra persona, perché abbiamo quella foga di dimostrarle che siamo interessati e siamo anche bravi a conversare. E ripeto, tratto questi temi poi approfonditamente nel programma, anche perché non è una questione solo di non interromperla. Dobbiamo naturalmente regolare diversi aspetti quando parliamo con una persona che vogliamo attrarre, perché è anche questo che dobbiamo ricordarci: non siamo lì a fare una semplicissima conversazione, ma dobbiamo introdurre degli elementi per creare quell'attrazione, quell'intesa. Un'altra tecnica di approccio che non sempre ti permette di brillare con le donne sono le cosiddette pick-up lines, ovvero le frasi da rimorchio. La maggior parte delle donne, e di nuovo mi baso sulle mie clienti e altre donne, altre ragazze con le quali mi confronto, non ama essere approcciata da un uomo con delle frasi standard, generiche, un po' banali o a volte un po' forzate, per non dire poi delle frasi fuori luogo. A volte sono frasi molto banali, a volte fanno riferimento magari al lato fisico, all'estetica di una persona, e quindi possono risultare offensive o sgradevoli. Possono funzionare queste frasi? Io non dico che in assoluto non funzionino, ma parliamoci chiaro. A volte funzionano perché la persona, l'uomo che le utilizza, è un uomo che ha particolari doti estetiche, è attraente, e quindi magari una donna non rimane colpita da questo suo approccio, da questa frase di apertura, però glielo perdona perché è un bel uomo e le piace. E anche lì, diciamolo, si può salvare una persona un poco per la sua estetica, ma io ho sentito tantissime donne dire sì, lui è bello ma non balla, o sì, è attraente ma dopo 2 minuti di conversazione non hai più voglia di andare oltre. Quindi l'estetica può salvare, ma neanche troppo. Quindi non scrivermi nei commenti ma se è figo e palestrato a voi donne va bene tutto, non vi frega dell'approccio. Non è proprio così. Alcune donne, magari interessate a qualcosa di più superficiale, si accontentano dell'aspetto esteriore, dell'estetica, ma se una donna è interessata a qualcosa di più serio, un coinvolgimento profondo,
va oltre l'estetica. L'estetica salva, ma fino a un certo punto. E la stessa cosa vale anche per voi uomini, perché per quanto possiate essere presi, coinvolti da una donna, dalla sua estetica, e l'attrazione può esserci per un po', se non c'è quel coinvolgimento, sempre che lo stiate cercando, ad un certo punto ci si stanca, tutti si stancano ad un certo punto del bello che non balla o la bella che non balla. Può esserci attrazione, ma se questa è basata solo sull'aspetto fisico, due corpi che si incontrano, si esaurisce facilmente. E altri casi in cui queste frasi da rimorchio funzionano sono quelli in cui magari lei non ha alte aspettative, accetta di essere approcciata, corteggiata in un modo un po' così banale, oppure quando lui si apre in questa maniera poco brillante e poi è bravo a recuperare, a salvarsi con altre cose che riescono a coinvolgerla. Tante volte queste frasi non piacciono perché manca la spontaneità. Chi sei tu che ti approcci con queste frasi standard e cerchi di fare il brillante? Le donne vogliono un po' di autenticità, vogliono vedere la tua sicurezza. Che cosa vuol dire? Che cosa devi dire? Ne parliamo approfonditamente nel mio programma Come parlare alle donne, che trovi linkato in descrizione. Lì vedremo altri errori da evitare durante l'approccio e le altre fasi di una conoscenza e relazione, e soprattutto capirai cosa fare per approcciarti alle donne con successo.